Ciao a tutti, oggi vediamo come si deriva il quoziente di una funzione. La regola di derivazione ci dice che la derivata di una funzione fratta è ancora una funzione fratta, dove al denominatore devo mettere il denominatore della funzione elevato alla seconda, mentre al numeratore devo derivare il numeratore e moltiplicarlo per il denominatore così com'è, meno il contrario, quindi ricopio il numeratore e lo moltiplico per la derivata del denominatore. Vediamo subito un esercizio. Supponiamo di avere questa funzione, quindi andiamo ad applicare la regola di derivazione. Partiamo dal denominatore e eleviamolo alla seconda come indicato dalla regola. Bene, ora al numeratore devo derivare questa funzione al numeratore e ricopiare il denominatore. La derivata del numeratore nel nostro caso è la derivata di potenza, quindi vi ricordo la regola, 3 lo porto davanti e abbasso di un grado, quindi viene 3x alla seconda. 2 lo porto davanti e con meno 5 fa meno 5 per 2 meno 10, abbasso di grado, quindi x. E la derivata di un numero fa sempre 0. Quindi scriviamolo tra parentesi e moltiplichiamolo per il denominatore normale, quindi così più 1. Bene, il primo termine è fatto, ora andiamo a vedere il secondo. Il secondo dice ricopiamo il numeratore, quindi lo ricopiamo. Per deriviamo il denominatore. La derivata del coseno vi ricordo che è meno sin x e la derivata di 1 è 0. Qui ho messo più perché il meno della formula per il meno sin x della derivata del coseno fa più. A voi i calcoli, comunque la funzione è questa. Facciamo un altro esercizio. Questa funzione è un pochino più complessa perché questa volta abbiamo una funzione fratta dove al numeratore ho il prodotto di due funzioni. Quindi dobbiamo ricordarci di applicare, quando derivo il numeratore, la regola di derivazione del prodotto di due funzioni. Se non l'avete ancora visto, vi invito a vedere il video che ho appositamente creato, che si chiama Derivata del prodotto di funzioni. Partiamo come sempre dal denominatore. Elevare il denominatore alla seconda, siccome qui è alla terza, per la proprietà delle potenze devo moltiplicare i due esponenti, quindi 3 per 2 fa 6. Bene, partiamo adesso con il numeratore, quindi la regola dice che devo derivare il numeratore e ricopiare il denominatore. La derivata del numeratore in questo caso si fa così, deriviamo il primo per ricopiamo il secondo. La derivata di e alla x vi ricordo che fa sempre e alla x, per ricopiamo il secondo termine, più il contrario. Ricopiamo il primo termine e deriviamo il secondo. La derivata di sin x vi ricordo che fa cos x. Tutto questo qui è il nostro n' di x della formula, quindi lo scriviamo tra parentesi e lo moltiplichiamo per il denominatore ricopiato. Bene, e questo è il nostro primo termine. Adesso andiamo a fare il secondo, quindi meno, ricopiamo il numeratore, deriviamo il denominatore. Il nostro denominatore è la funzione composta della potenza, quindi dobbiamo portare il 3 davanti e abbassare di grado. Il 3 l'ho portato davanti e poi ho ricopiato la funzione elevandola alla seconda perché va abbassato di grado. Per dobbiamo derivare quello tra parentesi. Quindi la derivata di x alla seconda, il 2 lo porto davanti, abbasso di un grado, quindi viene 2x. E la derivata di meno 3x rimane meno 3. Se non vi è ben chiaro la derivata del denominatore, vi invito a guardarvi con calma il video sulla derivata della potenza, così vedete tutti i passaggi e riuscite a capire meglio come mai abbiamo fatto questo passaggio qua. Ora tocca a te, allenati con gli esercizi che ti ho preparato. Dall'1 al 5 sono più facili e dal 6 al 10 più difficili. Ti sfido a fare il 10 perché è davvero difficile, ma sono sicura che ce la puoi fare. Buon divertimento! Per oggi è tutto. Se il video ti è stato utile, metti mi piace e lasciami il tuo feedback. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Sarà un vero onore per me essere la tua personal trainer negli esercizi e sfidarti ogni volta a fare sempre meglio. Ci vediamo al prossimo episodio.